Puoi ottenere tutto con un semplice piano in 10 passi. Peccato che non si possa inventare un piano in 10 passi per l'amore. 10 passi per amare. Fase 1. Trova un candidato finanziariamente stabile e motivato. Sono Kyle. Ho incontrato il ragazzo perfetto. È affascinante, di bell'aspetto. Non è così che si trova l'amore, non si pianifica. Il mio metodo non ha mai sbagliato. Il meleto di Step Secret, lo adoravo da bambina. È tutto qui. Il nostro meleto di famiglia, una lunga storia, un lungo amore. E lui è mio nipote Mason. Ho già delle idee. Oh, bene. Cos'è questo? 10 passi per l'amore. Non sono affari suoi. Wow. No. Quanto male sta andando esattamente il frutteto? Diciamo che potrebbe non arrivare al prossimo anno. Dovrei dirti che in genere lavoro meglio da sola. Oh, sì! C'è tantissima roba qui dentro. Tra voi due c'è molta chimica. No, 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 non puoi! No. Penso di aver trovato l'ispirazione che cercavo. C'è la possibilità che tu possa pensare a Mason come qualcosa di più di un cliente? Al mio cuore non serve una lista. Sophie, grazie per tutto. Potrei dire che è il mio lavoro, ma è più di questo.